E allora dobbiamo dire che è stato un inizio di secondo set molto difficile per Jannik Sinner, che ha ceduto al tie break il primo con il punteggio di 7-4, il tie break parziale di 11-4 finale nel primo set da parte del polacco, con Sinner che ha servito per il primo set sul 6-5, però il polacco è stato bravo a tornare in partita e a infilare quel parziale che gli ha consentito di vincere il tie break. Nel secondo set c'è stato un altro passaggio a vuoto dopo quello alla fine del primo set per Jannik Sinner, un po' sull'onda negativa di quel finale di primo set. L'azzurro ha ceduto 4 game consecutivi al polacco, che è volato sul 4-0, 16-5 il parziale per Hurkacz. Sinner poi è andato a servire, ha salvato altre 2 palle break che potevano portare Hurkacz sul 5-0, ha tenuto il servizio, quel servizio sul 4-1, adesso serve il polacco e ci sono 2 opportunità per Sinner per breccare il suo avversario e dunque per riprendersi uno dei 2 break che ha ceduto a Hurkacz. Con Sinner lo abbiamo visto durante le partite con il russo Khachanov, con lo spagnolo Bautista Agut, mai dire mai. Adesso intanto brecca Sinner il suo avversario e dunque ritorna parzialmente in partita in questo primo set. Adesso il punteggio è 4-2 per Hurkacz, sarà Sinner a servire, con Hurkacz che ha avuto 2 opportunità per andare sul 5-0. E dunque ancora viva la finale di Miami, si gioca da quasi 1 ora e mezza con Jannik Sinner, che è stato davvero ad un passo dalla sconfitta, adesso sta cercando di ritornare prepotentemente in partita e, ricordiamolo, lo abbiamo detto proprio adesso, ha già dimostrato Sinner di essere in grado di ribaltare situazioni quasi impossibili in questa settimana, a cominciare dalla sfida contro il russo Khachanov. E allora ribadiamo il punteggio: 7-6 il primo per Hurkacz, 4-2 per il polacco nel secondo, 15-0 sul servizio di Sinner. Linea di nuovo a te, Claudio. Allora, Emilio Mancuso, che succede? Cosa sta succedendo sul campo di Miami? Sono momenti davvero palpitanti quelli che sono in essere nella finale del torneo di Miami, dalle immagini che naturalmente ci arrivano dalla Florida. 30 pari, attenzione, perché 30 pari sul servizio del polacco Hurkacz, che sta servendo per il match sul 7-6, 5-4 in suo favore, dunque a 2-15 dalla vittoria il polacco Hurkacz. Vediamo se Jannik Sinner è capace di piazzare un'altra grande rimonta. Sbaglia di poco adesso l'azzurro un dritto, un altro errore gratuito, 40-30 match point per il polacco. Dobbiamo dire che ci sono stati, Claudio, troppi errori gratuiti in questa finale da parte di Jannik Sinner. Finora ne abbiamo conteggiati almeno 38 contro solo 15 vincenti. Insomma, la differenza è decisamente in rosso per Sinner, che ha commesso davvero troppi errori gratuiti in questa finale contro il polacco Hubert Hurkacz, un suo grande amico. Giocano, si allenano insieme, giocano il doppio insieme, dunque due tennisti che si conoscono davvero molto bene, Sinner e Hurkacz, due tennisti giovanissimi, 19 anni e mezzo Sinner, 24 il polacco, e davvero due ragazzi, per così dire, che si divertono giocando a tennis. Un punto questo sul match point davvero molto molto combattuto, e alla fine a sbagliare con il dritto lungo linea è Jannik Sinner, e dunque vince Hubert Hurkacz la finale del torneo di Miami. L'abbraccio, la stretta di mano e l'abbraccio tra due amici, come detto, Sinner e Hurkacz, l'applauso del clan del polacco. Ci sono anche un po' di italiani, pochi sulle tribune del grandstand di Miami, e dunque vince Hurkacz questa finale dopo 1 ora e 43 minuti, 7-6, 6-4 il totale dei punti. Lo andiamo a controllare con il polacco che ha
ha portato a casa 147 punti. Le statistiche ci danno 147 punti anche per Sinner, però a vincere purtroppo per l'Italia naturalmente è stato Hurkacz, e dunque vince Hurkacz. È un piccolo capitolo, oserei dire iniziale, della grande storia che siamo sicuri scriverà Jannik Sinner. Ha perso, ci poteva stare, bravo il polacco Hurkacz, ma l'allievo di Riccardo Piatti torna in Europa all'inizio della stagione sulla terra battuta. Domani ci sarà il primo torneo in assoluto in Europa sulla terra rossa di Cagliari, con gli italiani protagonisti anche lì, ricordiamolo, 10 italiani nei primi 100 del mondo, non era mai successo. Dicevamo, torna in Europa Sinner con un grande carico di speranza per il futuro, un futuro che sarà sicuramente suo. Al momento è il numero 21 del mondo e tre primissimi della race, la classifica. Senti Emilio, una domanda velocissima. Sì. Hai detto tanti errori, troppi errori, li hai anche contati, dovuti forse al nervosismo, alla prima grande finale, a cosa secondo te? Ma stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni e mezzo, è naturalmente una finale in un torneo così importante, è difficile da gestire, perché sa che tutti gli occhi sono puntati su di lui. È un appuntamento questo che naturalmente è molto molto importante, sarà ricordato in ogni caso nei libri di storia, la prima finale in un Masters 1000. E non dimentichiamoci Claudio, che è il terzo Masters 1000, certo, che Sinner gioca, il primo sul cemento, e dunque a Miami è vero mancavano Djokovic, va non bene, c'era Nadal, non c'era Thiem, certo, però, insomma, però c'era Sinner. In ogni caso una grande avventura. Grazie Emilio per il tuo commento su quanto successo sui campi a Miami per la finale del Masters 1000.